Allora, buonasera a tutti, do il benvenuto a tutti voi, a Carlo Sisi, storico dell'arte, e che insieme a Elena Testa Ferrata, direttrice dei nostri musei, ci accompagneranno in questa giornata dedicata alla Ravin Kramazini nel suo centenario della sua nascita. Per questa occasione ringrazio veramente il Centro Pecci di Pilato, che attraverso la rete del contemporaneo in Toscana è riuscita a dare vita a una settimana di incontri per ricordare questa importantissima persona che ha vissuto nell'arte contemporanea. Questa rete è una rete formata da 8 musei della regione toscana e possiamo dire che questa rete vuol dire cultura è rete, una rete che è formata da fili, che nella nostra città è un filo che parte dal nostro palazzo del Novecento e del contemporaneo di Palazzo Fabroni, per poi passare dalla Fondazione Pistoia Musei, per poi andare verso Montale, dove troviamo la collezione di celle di Giuliano Gori, per poi arrivare anche a Prato. Una rete, quindi, tutto ciò ci consente di raccontare una Toscana del Novecento e del contemporaneo, diffondendo e potendo fruire veramente della nostra cultura contemporanea. Spero che questo filo possa aumentare e andare verso San Lorenzo, il nostro quartiere, dove la nostra amministrazione sta lavorando per un progetto di riqualificazione urbana, dove abbiamo l'intenzione di aumentare il nostro patrimonio culturale. E niente, ringrazio tutti quanti per la realizzazione di queste giornate, e adesso passo la parola a Stefano Pezzato, che è il capofila della rete del contemporaneo. Grazie. A 2 minuti per un saluto, per ricordare appunto che celebriamo una personalità storica, che è quella di Lara Ravin Kramazini, che ha dato molto in termini di ricerche, di studio, di raccolte che sono confluite in un vasto archivio e biblioteca che nell'ultimo decennio è stato conservato e ordinato insieme a lei grazie all'aiuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. È stato fatto un accordo a 3 nel 2010 che ha portato all'ascito finale di questo patrimonio di studi, di sapere sulle arti, sul dialogo fra le arti, quindi non solo arti visive ma architettura, il design, le arti applicate, e le passioni e gli interessi di Lara Ravin Kramazini erano svariate. Vi invito a vedere la mostra che abbiamo a Prato, che sono dei primi assaggi delle prime proposte tratte dall'archivio per cominciare a restituire pubblicamente, cosa che lei ha voluto fare lasciandolo a un'istituzione pubblica, il suo patrimonio di saperi. Ringrazio Pistoia e con Pistoia le altre realtà dove sono presenti i musei d'arte contemporanea: Firenze, Carrara, Livorno, San Giovanni Valdarno, Colle Valdelsa, San Gimignano, che unanimemente hanno condiviso con noi la proposta di dedicare a Lara Ravin Kramazini un ciclo diffuso di incontri. Abbiamo cominciato con Colle Valdelsa il 7 di gennaio, finiremo a Firenze, che era la città dove Lara Ravin Kramazini ha vissuto ed è cresciuta, il 1° di marzo. Il programma lo trovate in questo fogliolino e ovviamente online, e ogni museo ha declinato attraverso un tema o un motivo che lo legava alla presenza di Lara. Lara Ravin Kramazini ha lavorato qui, ce lo diranno meglio la direttrice dei musei civici e ovviamente il professor Carlo Sisi, che è stato vicino a Lara in tutti questi anni
di riflessioni su come destinare un patrimonio che altrimenti rischiava di essere disperso. Guardate, non è banale il fatto che un privato, uno studioso, decida di destinare alla fruizione pubblica e quindi permetta a tutti noi oggi di entrare in contatto. Abbiamo appena fatto un convegno nazionale di 2 giorni, sono venuti studiosi da Udine, da Torino, da Parma, da Roma, per testimoniare il valore degli studi e delle ricerche di Lara Rinchiamasini. Evidentemente parliamo di una figura che vorrei definire eccezionale e che per chi fa il mestiere che facciamo noi, che divulghiamo e conserviamo e valorizziamo l'arte degli ultimi decenni, questa è considerata quasi una madrina. Vi invito a seguire il programma di incontri, a venire al Centro Peci a vedere la mostra, a rendervi conto di persona di cosa si tratta, ma già sono sicuro che stasera, con l'introduzione del professor Sisi sulla presenza artistica di questa, che è una città che ha dato il Natale, la città degli artisti di storia, a personalità di eccellenza, Marino Marini, Genove Fabbri, Michelucci, Adolfo Natalini, la scuola di Pistoia, che tu li citerai e li racconterai tu, come ha fatto anche Lara, che qui ha curato la mostra nel 2010. Diciamo, sono momenti importanti, perché questa terra non viva solo dal riflesso del passato. Ecco, la lezione che ci ha lasciato Lara Rinchiamasini è proprio questa: non possiamo vivere solamente guardando indietro, dobbiamo far sì che questo patrimonio che ci è stato consegnato serva da stimolo per immaginare anche un domani e quindi andare avanti e crescere ancora. Grazie. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Io aggiungo solo alcune considerazioni dal punto di vista, appunto, del Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabriano, a quanto gli è stato detto dall'assessore Menichelli e da Stefano Pezzato, che ovviamente ringrazio per averci accolto, anche proprio in quanto appunto parte della rete del Contemporaneo in Toscana, cioè di questo sistema museale tematico che ormai è nato da alcuni anni e a cui anche in tempi recentissimi l'amministrazione comunale ha confermato appunto l'adesione. E naturalmente ringrazio il professor Sisi, la cui presenza a Pistoia è sempre, vabbè, dire ben accolta, e per poco naturalmente. E molti di noi sanno perché, e alla fine lo ricorderò. A me spetta appunto, diciamo, ricordare la ragione per la quale oggi pomeriggio, o comunque il vincolo che ha legato Lara Rinchiamasini a Pistoia, e come ricordava Stefano Pezzato poco fa, è una mostra, cioè la presenza di Lara Rinchiamasini a Pistoia ha avuto una significativa evidenza con una mostra dal titolo, di cui il professor Sisi ha il catalogo sul tavolo, 1910-2010, un secolo d'arte a Pistoia, che insieme a quella dal titolo Venezia e il secolo della Biennale, che era a cura di Enzo Di Martino, e dunque tutte e due sotto il titolo generale di Arte del XX secolo nelle collezioni delle fondazioni bancarie di Venezia e di Pistoia, ebbe sede, fu presentata nelle sale del primo, la sezione del pistoiese, e del secondo piano di Palazzo Fabroni, quella veneziana, dal 23 maggio al 25 luglio del 2010, per volere
dell'allora presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Ivano Paci e vicepresidente Giuliano Gori, ovviamente in collaborazione stretta con l'amministrazione comunale di allora e dunque con l'allora sindaco Renzo Berti. Era una doppia mostra dunque che appunto aveva sede nei due locali di Palazzo Fabroni. La mostra denominata 1910-2010 Un secolo d'arte a Pistoia era appunto a cura di Lara Vincamasini e era corredata di un catalogo importante, quello che vedete sul tavolo, edito dagli Ori, alla cui stesura e al cui editing, e mi ricordo bene non solo alla stesura del catalogo e all'editing del catalogo, ma anche a molto altro, collaborò Anna Maria Iacuzzi. E questa mostra, che saluto perché è qui, e questa mostra presentava una selezione di circa 90 opere della collezione della Fondazione Cassa di Risparmio, che non erano mai state esposte, diciamo ufficialmente così, diciamo ufficialmente, usiamo sta avverbio, in pubblico fino a quel momento, ma che come tutti sappiamo bene, oggi sono esposte a piano terra di Palazzo De Rossi in una delle sedi di una delle reti cittadine che è oggi Pistoia Musei, diretta da Monica Preti, che ugualmente saluto perché è ugualmente qui con noi accanto all'Anna Maria. E erano circa 90 opere, erano e sono insomma opere che coprivano un arco di tempo dagli inizi del Novecento, quindi Nannini Lippi, ai giorni nostri, con le allora giovanissime, ora un po' meno, ultime generazioni di artisti come Federico Gori e Zoe Gruney, mentre completava l'esposizione un itinerario in città e nella provincia di Pistoia con un CD o un DVD a corredo del catalogo, che è un itinerario diciamo costituito dalle opere che la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia aveva già interamente finanziato o contribuito in maniera significativa a realizzare in ambito pubblico e che connotano, oltre a tante altre, Pistoia come una città diciamo legata al contemporaneo, insomma come appunto ricordava Stefano poco fa, dalle vetrate di Muscioni per la chiesa di San Paolo, ovviamente agli interventi interni e esterni al padiglione di emodialisi dell'oggi ex ospedale del Ceppo, ovviamente alle installazioni site specific di artisti come Ansel Kiefer alla Biblioteca San Giorgio, di altri ugualmente importanti comunque a Pistoia, ma anche a Quarrata e a Montecatini. Sulla mostra e sul Novecento pistoiese appunto di Lara Vincamasini parlerà il professor Sisi ora poco dopo di me, però io devo ricordare dal punto di vista nostro del museo e dell'amministrazione comunale cui appartengo, quello che ha un po' significato nei mesi e nell'anno successivo la mostra delle fondazioni bancarie di cui si diceva, e perché a quella doppia mostra che occupava tutti e due i piani di Palazzo Fabroni e per realizzare la quale dovemmo smontare la collezione permanente di Palazzo Fabroni, che allora era allocata al secondo piano, appunto dicevo, a quella doppia mostra ne seguì un'altra che ugualmente occupò tutti e due i piani, che fu Viaggio in Italia,
ma al termine delle quali due mostre, la collezione permanente dalla primavera del 2011 fu rimontata al piano nobile. E quindi è come se, diciamo, quella mostra, a partire proprio da quella mostra, si avviasse, ma avviasse no, perché alcune cose erano già successe, però quella mostra abbia fortemente contribuito alla nuova fase, all'allora nuova, oramai già vecchia, fase di programmazione di Palazzo Fabroni, volta alla progressiva destinazione museale del palazzo di Via Sant'Andrea, e che appunto all'epoca, quindi nel 2010, era già stata avviata con l'adesione di Palazzo Fabroni alla rete del all'associazione dei musei d'arte contemporanea, di cui facciamo parte insieme, oltre naturalmente a Pecci e altri musei italiani. E l'anno dopo, cioè proprio l'anno della mostra curata dalla Ramica Masini, con la riapertura dell'accesso da via Sant'Andrea. Vi dicevo appunto che al termine della mostra la collezione permanente fu riallestita al primo piano, e poi in questa linea di azione abbiamo continuato a lavorare fino da ultimo, fra il 2019 e il 2021, particolarmente per non stare a ricordare le tappe intermedie e spero future, grazie al progetto finanziato dai fondi europei e di nuovo comunque dalla stessa Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, al determinare appunto l'assetto definitivo di Palazzo Fabroni come museo del Novecento e del Contemporaneo di Pistoia, museo di rilevanza regionale insieme ad altri in questa città, è avvenuto in questi anni non solo tramite la riconfigurazione completa dal punto di vista estetico funzionale dello spazio esterno come un giardino di autore contemporaneo, ma anche attraverso il recupero delle sei nuove sale del piano terra destinate a funzione museale. E qui guardo veramente Carlo Sisi, perché se c'è qualcuno che Palazzo Fabroni chiuso e con le sale da riaprire, che andai a trovare nell'Accademia di Belle Arti di Firenze, che mi spronò a non rinviare ulteriormente il trasferimento delle opere del Novecento pistoiese, allora allocate nel mezzanino del Palazzo Comunale, al piano terra di Palazzo Fabroni, dove tuttora sono appunto nelle nuove sale, ormai vecchie già di quasi 5 anni, insomma, questo si chiama Carlo Sisi, e quindi diciamo anche, e non solo per questo, lo ringrazio. Carlo Sisi è storico dell'arte tra i massimi esperti di arte italiana e straniera dell'Ottocento, studia in special modo l'arte italiana e europea del XIX e appunto del XX secolo, a cui, come sapete, ha dedicato volumi, saggi di carattere interdisciplinare. È stato, fra le tante cose, direttore della Galleria d'Arte Moderna e della Galleria del Costume di Palazzo Pitti e presidente del Museo Marini di Firenze. Attualmente è conservatore e direttore scientifico della Fondazione Casa Museo Ivan Bruschi di Arezzo e dal 2019 presidente dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, che sotto la sua presidenza ha incominciato, insomma, un nuovo rapporto dell'Accademia con la città. E come ha ricordato Stefano Pezzato, proprio in veste di consulenza della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, ha sempre sostenuto la conservazione, la valorizzazione e la fruizione pubblica dell'archivio biblioteca di La Ramica Masini, ed è da ultimo sicuramente lo storico dell'arte che, pur non essendo pistoiese, sicuramente conosce in Pistoia meglio di ogni altro, e con la città
ha mantenuto un rapporto quasi affettivo, sentimentale e ovviamente intellettuale come credo nessun altro. Quindi sono contenta di lasciare a lui la parola. Naturalmente ringrazio e confermo la mia, come dire, compartecipazione affettuosa ad una città che per me è stata una città formativa. Dal 77 all'80 ho vissuto qui un'esperienza importantissima legata non soltanto alla mia carriera di storico dell'arte, ma grazie anche a una struttura di carattere amministrativo e propositivo come era il comune di Pistoia quei tempi, mi è servito anche come formazione di carattere civico e di carattere anche amministrativo. Sotto questo aspetto devo dire che Pistoia ha una sua naturale evoluzione all'interno della cultura novecentesca. Io credo non ci sia città italiana che abbia del Novecento una coscienza così, approfondita, condivisa, verificabile. Grazie a chi si è applicato agli studi novecenteschi, come è stato detto da Elena, io sono soprattutto uno studioso del XIX secolo, però è proprio a Pistoia che ho cominciato ad affrontare i temi del Novecento, diciamo, classico, del Novecento storicizzato, nella convinzione che il concetto di contemporaneità deve essere salvato da un equivoco, quello di pensare il contemporaneo come un genere dell'arte. In realtà il contemporaneo è l'arte d'oggi, cioè è una continuità, è la verifica che nel tempo presente il linguaggio artistico è formale, si è adeguato ai tempi, ma è una continuità di una radice che ha fissato nel tempo della storia la somma di tante contemporaneità. E devo dire che qui a Pistoia, in questa città che era così amata da D'Annunzio come città del silenzio, e devo dire che il silenzio pistoiese è fatto di molti rumori, di molte suggestioni, chi ci lavora ha sempre, avuto una forte responsabilità, quella di dare alle istituzioni una visibilità e, come diceva Elena, una rete. E devo dire che dal Medioevo fino ai giorni nostri, Pistoia dichiara in maniera molto evidente la sua autocoscienza novecentesca. Attraversare le strade e le piazze, trovare le opere di Barni o di Ruffi e, come è stato detto prima, giungere alla biblioteca con uno dei capolavori di Kiefer, che è un'anticipazione della grande mostra che si inaugura fra qualche giorno quasi a Firenze, fa capire come anche la presenza di personalità importanti come quella di Giuliano Gori, che ha attratto su questa città l'attenzione del tempo presente, vuol dire che la qualità di Firenze è una qualità che, sollecita un pensiero anche sul concetto di periferia. Periferia delle capitali, periferia dei grandi centri. C'è però da dire che venendo in queste città come Pistoia, come Arezzo, ci si accorge della potenzialità in progress che queste città hanno, laddove una città come Firenze è diventata un non luogo, perché è una città costruita per gli altri. Sentirete sempre dire Firenze, la bellezza, con questo concetto astratto che non vuol dire nulla, la bellezza è un concetto soggettivo, non è, un assoluto che si vende, si compra o si manifesta. E questa è la prima cosa. L'altra è il fatto che presentare la città agli altri vuol dire anche dimenticare la geografia per chi ci abita.
ossia l'incapacità di molti cittadini attuali di non comprendere più la geografia e quell'autocoscienza che, a cui prima alludevo, e che rende coscienti di essere in un presente che è la continuità di un passato, che è la somma di tante contemporaneità. Di questi discorsi molto spesso parlavamo, li svolgevamo insieme a Lara Vinca Masini. Devo naturalmente ricordare la mia frequentazione e d'altra parte lo devo fare anche perché mi fregio di avere spinto come advisor della Fondazione Cassa di Risparmio all'acquisizione di questo imponente, gigantesco archivio che ora è perfettamente conservato e esposto nella sua sintesi, devo dire, molto significativa e molto suggestiva e molto sollecitante nella mostra che Stefano Pezzato ha appena detto e sollecitato a visitare, perché non si visita soltanto l'archivio di Lara Vinca Masini, ma si attraversa la storia di Firenze e della Toscana, soprattutto e naturalmente Firenze e la Toscana, tutto il territorio in relazione con i movimenti nazionali ed internazionali, in un momento di discrimine sottile, l'osservazione a livello del baratro, quando Firenze poteva ancora essere una città propositiva, una città che poteva ancora conquistare quell'identità, quella geografia che attualmente manifestamente ha perduto. Anche perché molto spesso il posizionamento di opere dell'arte d'oggi all'interno delle città, molto spesso, come dire, sembra vogliano configurare un antagonismo fra l'antico e il tempo presente, il contemporaneo, senza molto spesso osservare che posizionare certe opere all'interno di spazi che nel tempo hanno costruito una proporzione e una visibilità armonica ed organica, ecco, queste oggetti, queste forme dell'arte molto spesso perdono la loro suggestione e la loro, come dire, forza poetica, perché è nella proporzione dello spazio e nella coscienza del rapporto tra l'opera e lo spazio, nella coscienza di chi formula questi percorsi e propone questi posizionamenti, ecco, molto spesso si è perduto il senso di quella continuità di cui vi parlavo prima. E dicevo, Lara Vinca Masini, quando opera nel mondo dell'arte, nel mondo interdisciplinare e sincretico dell'arte del suo tempo, come dimostra l'esposizione del Pecci, fa capire che ha proprio la coscienza, con una sua vis polemica, che però, come dire, era la vis polemica di una bambina, non di una donna formata. Cioè, in questo devo dire, vorrei fare un parallelo con cui poi concluderò, con quello che diceva Carlo Ludovico Ragghianti a proposito di alcuni artisti del Novecento e quello che disse Ugo Ietti a proposito dei pistoiesi che esponevano per la prima volta insieme nella mostra del 29. Perché vi amiamo? Perché siete come il fanciullino pascoliano, cioè siete, come dire, una tabula rasa nei confronti di un mondo, che era un mondo che aveva un fardello, quello del simbolismo, quello dell'inquietudine che in alcune opere, ad esempio, di Lippi si intende e si percepisce. Ecco, siete come una tabula rasa, come il fanciullino pascoliano che guardava al mondo con degli occhi completamente sgombri e quindi vedeva tutto nella giusta dimensione, in una dimensione che poteva essere più grande o più piccola, ma il cui giudizio era, come dire, un giudizio completamente liberato e assolutamente poetico. Ebbene, Lara Vinca Masini era un fanciullino pascoliano. Era un fanciullino pascoliano, l'ultima parte della sua vita,
l'ha vissuta nell'appartamento che aveva sognato. Lei amava molto il suo cane lupo e aveva finalmente un appartamento al piano terra con un piccolo ma bel giardino dove il cane scorrazzava, ma in realtà stava soprattutto in casa con lei. Lei alla fine della vita si muoveva con grande difficoltà, però stava dentro questo mondo che lei si era costruito, una cucina tinello, ma che quando stavamo lì con lei a parlare, a prendere il tè, lei aveva sempre delle cose squisitissime, dal biscotto al tè era tutto di un livello superiore. Ecco, quando stavamo lì, il suo mondo si muoveva attraverso le sue parole, attraverso la capacità di farsi aiutare nel evidenziare l'autografo, il piccolo oggetto, il quadro da vedere, la piccola installazione. Insomma, lei dominava tutto questo mondo che cominciava a diventare un mondo ordinato raccontandolo. E vi assicuro che la prima volta che andai nel suo appartamento, il primo appartamento, che stava in un piano molto alto, completamente occupato da scatole, da montagne di libri, di giornali, di oggetti, di opere d'arte, di piccole installazioni, come vi dicevo, la preoccupazione era quella della sopravvivenza, perché i pavimenti, io mi sono sempre chiesto come facessero a sorreggere questa specie, come direbbero i dadaisti, di Merzbild, perché bisognava, come dire, entrare in un labirinto di corridoi possibili per raggiungere alcune cose e così via, dove lei però viveva appunto con un candore e nello stesso tempo una vis polemica costante nei confronti di una città che non l'aveva accolta, ma non l'aveva mai accolta secondo le linee che lei aveva tracciato in una mostra celeberrima che si chiamava Umanesimo e Disumanesimo, dove per la prima volta gli spazi storici di Firenze erano stati, come dire, messi in scena nel capovolgimento della loro storia, cioè i cortili buontalentiani, il palagio di parte guelfa, ecco, tutto era stato sottoposto ad una visione, a un filtro, ad una capacità di giocare tra umanesimo e disumanesimo che in sostanza voleva sottolineare come il pericolo della città di Firenze era quella di essere consegnata ad una storia perenne, non a quella storia di continuità a cui accennavo prima. Sigillare Firenze su quel concetto di bellezza che continuamente viene ribadito: Firenze non è più bella. Capito? È un po' come quando quello che si diceva nei rantier, no? Molto spesso quando uno va in case illustri e vede alle pareti un'opera o un oggetto molto bello e chiede al proprietario di Magnanimi Lombi che opera è, di chi è, e lui esterrefatto ti guarda e dice: è sempre stata lì. Ecco, quindi questo dono di una bellezza che è del tempo deve essere necessariamente resa attiva. E renderla attiva vuol dire proprio animare la continuità e facendo, come dire, vivificare il concetto di storia con la capacità di essere presenti. Vi ricordo sempre quella frase magnetica e una chiave di volta fondamentale, quella che Carrà dice in un numero della Voce del 1913: noi oggi vediamo Giotto in forma cubica, che è una frase perfetta, perché si diceva finisce l'era di Dioniso, l'Ottocento si chiude, 1913, ma anche un po' prima, comincia l'era di Hermes, il dio ermetico,
e quindi un avvicinamento alla storia con la fatica del conoscere, e la fatica del conoscere è la bellezza dell'arte, perché non è più un godimento, quella bellezza assoluta a cui tutti ora fanno riferimento senza fare l'analisi logica di quel termine. Ecco, noi dobbiamo essere capaci di vedere Giotto in forma concettuale. Allora dicevano cubica perché erano tutti per i cubisti e quindi la chiave di volta era quella. Quindi vi dicevo, Lara Vinca con la mostra Umanesimo e Disumanesimo mette l'accento su questo pericolo che la città correva e poi ha corso e poi c'è cascata. Chiunque venga a Firenze oggi capisce, in quella interminabile confusione, l'incapacità di verificare il tracciato della strada o la possibilità di guardare in alto per non cadere o incappare in mura umane molto poco educate. Ecco, in tutto questo Lara Vinca Masini ci ha, insegnato, e la mostra lo esprime in maniera perfetta, l'ho visitata attentamente con Stefano che mi ha fatto da Virgilio, e vi devo dire che in maniera molto, analitica, un'analisi logica che è non soltanto, come vi dicevo, la storia dell'archivio di Lara Vinca Masini, ma è soprattutto Lara Vinca Masini nella storia del suo tempo e l'arte del suo tempo attraverso il filtro critico di Lara Vinca. E lei, lo sapete, si è occupata di tutto. Il suo volume sull'Art Nouveau è stato un volume liminare nella storia dell'arte novecentesca, e si è sempre occupata anche di questa divulgazione ad alto livello che ha prodotto una quantità di saggi e di volumi che, se andate alla mostra, riuscirete a creare proprio in perfetta sintonia le opere d'arte della sua collezione, alcune opere non della sua collezione ma della collezione del Pecci di riferimento necessario, tutte le pubblicazioni e poi naturalmente gli autografi, le dediche. Quello è un mondo, basta aprire questi libri e vi accorgete che quel mondo era vitale, era attivo, era, come si diceva, militante. Però volevo sottolineare questo aspetto di lei, bambina, ma bambina con una vis polemica e bambina, pascolianamente bambina. Mi permetto di leggere velocemente la relazione che fece a suo tempo, allora ero referente scientifico di quello che si chiamava l'Osservatorio dell'Arte Contemporanea, istituito all'allora ente Cassa di Risparmio, e per sollecitare il Consiglio d'amministrazione a tutelare questo importantissimo deposito di memoria novecentesca, avevamo prefigurato con altri una sorta di borsa Bacchelli. C'era stato un movimento per dare a Lara Vinca questa possibilità, però lo abbiamo realizzato altrimenti. E scrivevo: pur non essendo mai stata legata professionalmente agli ambienti universitari e accademici, è riconosciuta come capofila di una linea storica della critica d'arte relativa alle tendenze e ai movimenti moderni che hanno caratterizzato il panorama nazionale ed internazionale degli anni 60 in poi. Sempre attenta a tutto ciò che si muove all'interno di questa complessa e variegata realtà, ha spesso contribuito a scoprire e lanciare nuovi artisti, benché abbia sempre mantenuto le distanze da un mercato spesso condizionato da ingerenze politiche e strumentalizzazioni commerciali. Lei era povera, quindi si capisce benissimo come non si è implicata nel mercato dell'arte. Questa sua precipua indole di studiosa, rigorosa e indipendente non le ha permesso di condurre una vita particolarmente agiata, ed anzi le sue attuali condizioni economiche e la salute malferma, aveva 85 anni in quel momento, hanno suscitato l'allarme del mondo culturale e di amici e colleghi anche autorevoli che si sono rivolti all'ente cassa per studiare possibili soluzioni.
La signora Vinca Masini vive sola in un piccolo appartamento all'ultimo piano di uno stabile di via Biagi a Firenze, in condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza precarie. L'abitazione, infatti, è completamente occupata da pile di libri e materiali documentari alte quasi fino al soffitto a riempire ogni spazio disponibile. Sarebbe piaciuta Melani, vero, una cosa del genere? Ma ampiamente al di fuori delle più elementari norme antincendio, con rischi concreti per la tenuta dei pavimenti e la stessa incolumità della studiosa. Tali documentazioni costituiscono il più importante archivio d'arte contemporanea presente in Toscana, relativo alle arti visive, all'architettura, al design, alle arti applicate, una risorsa fondamentale di conoscenza e di ricerca, ma allo stato attuale sostanzialmente inutilizzabile per il suo fatiscente stato di conservazione. Gli amici della signora Vinca Masini si sono mobilitati per aiutarla. A tal fine avrebbero individuato un appartamento molto più grande, fornito dei requisiti idonei ad una ordinata e organica riallocazione dell'archivio, compresa la possibilità di montare scaffalature e attrezzare gli spazi secondo corretti parametri scientifici e di consultazione. A questo punto, a seguito di questa memoria e al passaggio in consiglio di amministrazione, l'ente Casse di Risparmio ha praticamente varato una borsa Bacchelli pagando l'appartamento e il Museo Pecci si è impegnato a seguire la schedatura. Una schedatura, badate bene, che la Vinca Masini voleva uniformata a quella dell'Istituto Germanico di Firenze, che sapete essere una biblioteca di storia dell'arte importantissima, e lei aveva, pensato a quel modello. E dicevo, è già stata illustrata da Elena il catalogo della mostra 1910-2010, un secolo d'arte a Pistoia, opere dalla collezione della Fondazione della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, a cura di Lara Vinca Masini, ma devo dire anche con una partecipazione scientifica di Anna Maria Iacuzzi, si sente già questa mano novecentesca che caratterizza gli studi in questa città. E devo proprio ad Anna Maria Iacuzzi una marcord, perché voi avete visto le due belle mostre fatte nel 2019-2020 e nel 2020-2021, Pistoia 900, 1900-1945, a cura di Anna Maria Iacuzzi e Philip Ryland, e poi 2020-2021, Sguardi sull'arte del secondo dopoguerra, sempre con Anna Maria Iacuzzi, però con Alessandra Cocella e Caterina Toschi, che sono due studiose che hanno, come dire, diretto il loro interesse soprattutto sulle istituzioni, sulle mostre, insomma sulla vita militante dell'arte del Novecento. Ebbene, in questi due cataloghi, che sono, come dire, complementari al lavoro che la Vinca ha fatto, e devo dire che la Vinca Masini dichiara, sempre che in questa sua sottile ironica ingenuità, lo dichiara qui nella sua introduzione, che lei non conosceva i pistoiesi del Novecento, ma conosceva la scuola di Pistoia, cioè conosceva l'avanguardia sostanzialmente. E dicendo questo ribadisce quella fanciullezza del Novecento pistoiese, che poi può essere esteso praticamente a tutto il Novecento, ma anche a quel pudore toscano che molto spesso sollecita un po' di nervosismo, perché è, come dire, una ritrosia, non voglio comparire, però poi c'è la lamentela perché non mi hanno chiamato, insomma c'è un po' quella tabe molto toscana che ha condizionato e ha penalizzato gli artisti del Novecento, quello scritto con la N maiuscola come voleva Margherita Sarfatti, che sono stati compressi tra il grande Ottocento e le avanguardie. E quindi c'è
quel momento, 1920-1940, che si è scoperto recentemente, a parte il problema del fascismo e quindi ancora quell'ombra di carattere politico che ha gravato su questi artisti, e quindi l'idea di un mondo che è sfuggito a molti e che soprattutto non ha sollecitato l'interesse di molti. Ebbene, dicevo, Anna Maria Iacuzzi fa in una delle introduzioni, quella della prima mostra, una rassegna che mi ha particolarmente coinvolto, perché comincia con una mostra, La città e gli artisti, Pistoia tra avanguardia e Novecento, che insieme a Cecilia Mazzi avevo curato nel lontano appunto 77-80, e che fu allestita alle ex officine San Giorgio, che tutti ricorderete. E quello fu un'esperienza incredibile, perché oltre a, come dire, dissodare queste opere del Novecento, ritrovandole all'interno delle case, delle collezioni, c'era soprattutto Siffredo Bartolini che dominava il movimento di queste opere novecentesche. Mi ricordo che c'era, insieme a Cecilia, dicevamo: ma come, lui naturalmente lavorava molto per la Cassa di Risparmio e noi lavoravamo per l'amministrazione comunale, si sperava di accaparrare le opere che invece lui molto intelligentemente è riuscito a veicolare verso la Cassa di Risparmio. Quindi quella fu una mostra che dette proprio il senso ad una narrazione che di pari passo aveva come riscontro la riscoperta del giardino Puccini e della collezione Puccini, che ora è stata allestita all'ultimo piano del Palazzo Comunale. Devo dire che quando poi sono stato direttore della Galleria d'Arte Moderna, nel 2000 ho voluto ritrovare le opere del Novecento pistoiese presenti nelle collezioni fiorentine, ed è stata fatta una mostra a Palazzo Pitti, La scuola pistoiese fra le due guerre. E devo dire che è bastato sondare gli archivi e le collezioni della Moderna per trovarne una certa e importante quantità. E ancora nel 2019 la guida breve dei musei civici di Pistoia, dove il discorso che faceva Elena, quello di una rete, invera quello che vi dicevo precedentemente, l'identificazione di una geografia cosciente del Novecento e dell'Antico, perché è possibile, percorrere Pistoia non soltanto dalle sale a cui già ha alluso Elena di Palazzo De Rossi e Palazzo Buontalenti, ma anche Palazzo Fabroni, con quella perfetta dialettica fra contemporaneità e arte della storia novecentesca, e quindi una coscienza del Novecento che ora si può leggere al piano terreno del palazzo, mentre il palazzo stesso è sempre coinvolto in maniera molto costante con pensieri sulla contemporaneità. E ricordo sullo sfondo, fra il 2003 e il 2014, il Centro di Documentazione sull'Arte Moderna e Contemporanea, che ebbe un suo valore proprio nel, collegare fra loro iniziative sui temi del Novecento e del contemporaneo che Pistoia ha sempre coltivato e ha sempre svolto e presentato al pubblico. Quindi quello che volevo sottolineare era la figura di Lara Vinca Masini con il riferimento alla mostra e alla, irradiazione stellare di queste iniziative che Stefano Pezzato, ha gestito magistralmente, perché lavorare sul territorio, lavorare con le istituzioni, capite, non è cosa da poco, e quindi basta guardare i due pieghevoli che ricordano il convegno che si è appena chiuso
e la territorialità del percorso della mostra, che tra l'altro avete visto ha un titolo bellissimo, La memoria del futuro, che è un titolo che mi si confà perfettamente, era quello che vi dicevo, cioè una memoria che è per il futuro ma che guarda alla radice del tempo, e quindi il tema della continuità a me è particolarmente caro. Quindi l'epicentro, la mostra è questa irradiazione di eventi, il cuore, questo enorme archivio che ha 200.000 pezzi, va bene? 200.000, ma vi devo dire, ero con Stefano Pezzato insieme all'archivista, da invidiare, il lavoro è faticoso, ma è straordinario, perché immaginate, appunto, mi ha fatto vedere, apri il libro, vedi la dedica di Argan, vedi la dedica degli artisti, scopri un pieghevole, scopri un pensiero di lei, e infatti i libri sono stati mantenuti con tutti i segnalibri dentro, quindi è anche possibile recuperare una storia critica di questo percorso. Sullo sfondo il tema che per Pistoia è importante è di un mecenatismo, che è quello delle fondazioni. Questo lo dobbiamo ricordare, lo devo ricordare personalmente, perché proprio grazie alla Fondazione CR di Firenze, ma anche a Banca Intesa, che ha inglobato la Casa Bruschi di Arezzo in una territorialità toscana che comprende appunto Pistoia e Prato, ecco, questa visione complessiva consente, come potete capire, un dialogo importantissimo che ha alla base anche un, come dire, un supporto di carattere economico che è assolutamente necessario. Vi dico che ben presto inaugureremo il 1° di marzo ad Arezzo una mostra proprio sugli anni 60, attingendo alle collezioni di Banca Intesa. Quindi questa sollecitazione che era presente nell'introduzione di Ivano Paci, perché Ivano Paci proprio nella introduzione a questo catalogo dice in maniera molto precisa l'importanza dell'acquisizione delle opere del Novecento, ma sottolinea anche l'importanza della presenza dell'opera d'arte contemporanea nel territorio. E quindi la prefazione è una prefazione di un amministratore cosciente, di un amministratore che aveva evidentemente la capacità di comprendere, che non è da tutti, è il valore dell'arte figurativa, della forma e delle poetiche del tempo presente. E chiudo ricordando una figura importante come Carlo Ludovico Ragghianti. Carlo Ludovico Ragghianti ha fatto un'altra operazione come questa, però ciclopica. Lui fece una mostra sul Novecento, una mostra impressionante, una mostra che fu inaugurata nel 67, l'anno dopo l'alluvione, a Palazzo Strozzi. Si chiamava Arte Moderna in Italia 1915-1935. Una mostra dove c'erano circa 300 opere, ma cose che ora non è più possibile vedere tutte insieme, perché a quel punto c'era stata l'alluvione, c'era la necessità di, come dire, consolare la città con un evento importante, quindi si è visto tutto, c'era tutte le opere tra il 15 e il 35. Ma dietro questa operazione c'era la volontà di Carlo Ludovico Ragghianti, molto stimato da questo punto di vista dalla Ravin Camasini, c'era la volontà di consegnare alla città Firenze un museo del Novecento, e lui aveva preso i contatti con tutte le più grandi collezioni novecentesche, rimasta soltanto quella di Alberto Della Ragione, che è una bellissima collezione, ma immaginate se fosse venuta la Jucker e tutte le altre grandi collezioni che ora sono state dislocate in altri importanti musei italiani. Quindi la prima cosa era questa, e quindi sottolineavo la coscienza di questi storici dell'arte, come la Ravin Camasini, come Ragghianti appunto, di lavorare in territorio critico, ma di trasformare l'esperienza critica in militanza e in progetto. Ecco, questo è un altro aspetto, non è una maniera di partecipare esteticamente e protagonisticamente al mondo della cultura. Si fa critica dell'arte
ma si fa critica dell'arte con un obiettivo. Il mecenatismo è uno di questi. E lui dice una cosa molto, molto bella, devo dire. Lui dice che, un trasferimento immediato da quelle vicende all'arte, le vicende della guerra e quindi le vicende di tutto quel mondo che si guardava ancora con occhio molto, come dire, appesantito dalla valenza politica, sarebbe stato semplicistico, anzi incongruo e insufficiente a spiegare come, attraverso i casi più diversi che nel periodo 1915-45 significarono guerre, rivoluzioni, mutamenti di strutture, conflitti ideologici, trasformazioni tecniche, contraddizioni di ogni specie, e questo è il grande scenario, esistessero i percorsi poetici di Morandi, di De Pisis, di Montale, per fare qualche esempio, che attraversarono quel momento storico invadente e spesso aggressivo, formando e sviluppando il dettame della loro interiorità, ponendo nella storia l'aggiunta della loro rivelazione di vita, e con una coerenza interna che è evidente in cicli d'opera di 50 anni e che non ha bisogno di essere provata. Devo dire che Ragghianti insegna a dimenticare gli ismi, cioè i movimenti, perché dice: c'è il grande scenario della storia, ci sono dei movimenti che molto spesso bloccano e obbligano, no? Alla compattezza. In realtà no, in questo, come dire, enorme nucleo apparentemente compatto esistono queste esperienze poetiche che dobbiamo andare a ricercare con un'analisi logica che ci deve fare dimenticare quegli assoluti come bellezza e altro che invece vogliamo riportare ad una realtà del nostro tempo in quel concetto di continuità. Ebbene, la Ravinca Masini con la sua militanza, con la sua poetica fanciullesca, con la sua vis polemica, con la sua attenzione a trasferire la sua conoscenza critica in progetto di vita, ci ha insegnato anche a comprendere come la sua personalità, ma le personalità che vivono in questo blocco della storia, devono essere, come dire, avvicinate con una capacità interpretativa e vogliamo dire anche sentimentale, di cui lei è stata veramente maestra. Grazie. Ringraziare il professore Carlo Sisi per questo splendido racconto che è volato veramente per me. Io inizierei subito con altri racconti. E niente, grazie a tutti voi. E i prossimi appuntamenti, Elena, seguiteci sui nostri canali. Grazie mille a tutti.